Ciao ragazzi e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua tornati su Minecraft per mostrarvi un nuovo video aggiornamento. Finalmente infatti sono stati aggiunti gli Alley, il mob che ha ottenuto maggiori preferenze al Minecon nel 2021. Amato sicuramente da tanti, ma odiato anche da molti. So benissimo che molti volevano che vincessi il Copper Golem, ma vi dico la verità, l'Alley alla fine non è nemmeno così male, anzi la versione buona del Vex. Prima di cominciare però vi ricordo come sempre di lasciare un bel like al video, di commentare, di iscrivervi e di attivare la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati. E inoltre attivate le modalità sperimentali per testare tutte le nuove features. Detto questo, beh, cominciamo. E partiamo subito con l'Alley, un mob aiutante del player che sostanzialmente raccoglie qualunque tipo di items che tieni in mano. Una versione più cute del Vex, anche dai colori molto più vivi. L'abilità dell'Alley è quella di ricercare oggetti sparsi per il mondo. In pratica noi gli diamo ad esempio un pezzo di pane in mano e a un certo punto non solo ci seguirà e quindi in un certo senso si fidelizzerà, ma oltre a questo se noi droppiamo uno stack di item, come si dice in linguaggio minecraftiano, quindi una certa quantità in una zona specifica del mondo, l'Alley li troverà e di conseguenza ce li porterà, droppando ogni singolo item uno a uno. Anche molto soddisfacente da vedere. Un'altra feature molto particolare è inerente proprio il blocco sonoro. Infatti, se utilizziamo un blocco sonoro vicino ad un Alley, non solo quest'ultimo si interesserà per 30 secondi, ma oltre a questo le note raggiungeranno l'Alley stesso. Infatti, la particolarità sta nel fatto che l'Alley non darà gli items che troverà al player, ma al blocco sonoro stesso. Adesso passiamo ai blocchi del futuro bioma Deep Dark, in particolare allo Skulk Catalyst. Infatti è stata introdotta una nuova funzione, sostanzialmente qualunque mob morirà nel raggio di 8 blocchi, quindi a distanza di 8 blocchi da questo blocco specifico, si potrà generare una conformazione di blocchi di Skulk e di Skulk Vein. Di conseguenza la morte non rilascerà punti esperienza, ma anzi i punti esperienza saranno rilasciati in ogni singolo blocco di Skulk, quando lo distruggeremo con una zappa. Tuttavia le dimensioni della conformazione dipenderanno dal mob, dalla salute e dalla sua forza. Ad esempio Silverfish, nel caso del Silverfish, si formerà una conformazione di piccole dimensioni. Nel caso del Predone sarà totalmente il contrario, anzi in questo caso la conformazione sarà molto più estesa. Adesso passiamo ad un'altra feature, in questo caso inerente allo Skulk Sensor, sempre per rendere più o meno le versioni sia Java che Bedrock simili, infatti questa feature viene presa da Java. La cosa interessante è che se copriamo uno Skulk Sensor con della lana, non riceverà alcun tipo di impulso. Invece, se mettiamo uno Skulk Sensor sott'acqua, non sentiremo in alcun modo il suono dell'impulso. Adesso passiamo ad un nuovo tipo di effetto, che ci darà proprio lo Skulk Trigger, ovvero l'effetto di oscurità. Sarà un effetto molto particolare, perché sì, durerà pochi secondi, ma molto pericoloso se ci trovassimo davanti un Warden, senza nemmeno saperlo. Per questo è molto importante, in futuro, portarsi uno stack di torce. Questa feature invece riguarda solo ed esclusivamente i giocatori di Bedrock su mobile, e infatti sono stati introdotti nuovi comandi touch. Possiamo attivarli proprio da questa opzione, Enable New Touch Control, e infatti avremo i comandi touch classici, come touchpad avremo uno stick analogico, poi due tasti, uno per saltare e l'altro per mettersi in furtiva, e poi un tasto per correre, quello più a destra, e ci basterà attivarlo una sola volta, quindi non dobbiamo tenere premuto. Tuttavia, tramite l'opzione puntatore, possiamo sbloccare altri tasti. Naturalmente, uno per rompere il blocco, il tasto con l'icona di una spada, invece con l'altro tasto, quello con l'icona della mano, possiamo piazzare. Adesso passiamo ad altre feature sempre provenienti da Java. In questo caso riguarda gli shulker, infatti d'ora in poi, se uno shulker viene colpito da un proiettile, ci sarà la possibilità che se ne possa spawnare un altro. Come noterete, prima erano due, ora sono tre. Detto questo, penso che il video possa finire qui, sicuramente un update pieno di sorprese, ma ancora dobbiamo aspettare tanto, in particolare il Warden. Vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, di commentare e di iscrivervi, nella sezione commenti troverete tutto il necessario riguardante l'update. Beh, detto questo, ciao alla prossima gente!